Commissione, buongiorno a tutti. Ringrazio intanto il professor Leogrande per la fiducia incondizionata data sin dall'inizio. Allora, perché studiare l'ambiente del ciclismo? Pertanto un'indagine statistica sull'ambiente del ciclismo così approfondita fino ad ora non l'ha fatta nessuno. Inoltre è un ambiente particolare, pensate, è uno sport individuale però nel quale la squadra, se non ha una struttura gerarchica rigorosa, non funziona. Anche una gestione economica autonoma, a differenza degli altri sport individuali in Italia. Gli altri sport individuali in Italia si reggono su enti statali e parastatali. L'atleta quindi non ha un ruolo prettamente atletico, ma deve essere anche imprenditore di se stesso, cioè sapersi gestire contrattualmente, altrimenti rischia di non trovare contratto. Inoltre abbiamo analizzato di questo sport come dopo il ritiro esso riesca a inserirsi nel mondo lavorativo. I risultati ottenuti sono stati piuttosto interessanti. Ogni cosa a suo tempo. Gli strumenti utilizzati, come già detto dal professore, sono il software SPSS, acronimo di Statistical Package for Social Science, che permette di svolgere sia analisi descrittive, sia analisi di inferenza statistica. Poi i dati sono stati raccolti tramite i database di ciclismo su internet, come appunto quello del sito CicloWeb. Abbiamo cominciato con un'analisi descrittiva della popolazione dei ciclisti ritirati. Questa popolazione è costituita da tutti gli atleti ritirati nel decennio dal 2000 al 2009. Sono 392 elementi, ordinati secondo 8 variabili oggettive. Perché oggettive? Perché queste variabili sono dati di fatto, insomma. Sono 6 variabili quantitative e 2 mutabili. Sono anno di ritiro, regione di appartenenza, provincia, abitanti per ciclista, che sarebbe il rapporto del numero di abitanti per numero di ciclisti relativo alla provincia di appartenenza del singolo atleta, età attuale, età di ritiro, ranking, ovvero il miglior ranking ottenuto dall'atleta nella sua carriera, e stagioni nel quale l'atleta ha corso, numero di stagioni. Da questi dati ricaviamo già un aspetto, insomma, della popolazione che stiamo studiando. Immaginate questa torta come un orologio, partendo dalla meridiana, dalle 12, leggendo in senso orario, le regioni sono elencate da nord a sud. È quindi facile capire, vedendo che il rosso corrisponde alla Toscana, che il 75% del movimento è concentrato al nord, con punte del 30% sulla Lombardia. Inoltre abbiamo provato a dividere per classi di età di ritiro e di ranking la popolazione. Notiamo da questa prima tabella come solo un terzo degli atleti corra oltre i 30 anni, quindi molti si ritirano in età ancora giovane. Dal ranking invece notiamo che sempre un terzo degli atleti non arriva oltre la millesima posizione del ranking mondiale, questo significa che svolge una carriera mediocre. Abbiamo poi esaminato le correlazioni che possono esserci tra queste variabili oggettive. Andando a esaminare queste correlazioni, facciamo un esempio della correlazione tra la variabile ranking e la variabile stagione. Come vediamo da questo diagramma di dispersione per punti, c'è un certo ordine che viene seguito, ovvero chi si classifica con un alto ranking è più probabile che corra per più stagioni, cosa confermata dalla curva che vediamo. Poi passiamo all'indagine effettuata su un campione di ex ciclisti. Le fasi della nostra indagine. Abbiamo definito l'oggetto e lo scopo della relazione, quindi punti salienti, dopodiché definiti i punti salienti abbiamo fissato il questionario e l'abbiamo somministrato per via telefonica o via mail. Per prima cosa è stata fatta un'indagine pilota per stabilire la numerosità campionale effettivamente. Dopodiché il campionamento è stato fatto in un modo insolito, con la tecnica della cluster analysis. Cioè, che cosa è successo? È stata divisa la popolazione in gruppi, la numerosità campionale era fissata a 50. La tecnica quindi permette di dividere la popolazione in 50 gruppi e da ogni gruppo è stato estratto un elemento sul quale indagare. Le variabili utilizzate nella cluster analysis sono le 6 variabili quantitative di cui vi ho parlato prima praticamente. Quindi insomma tutti i dati sono stati utilizzati e non solo una parte come avrebbe richiesto il campionamento a grappoli ad esempio. Passiamo alle 5 fasi del questionario. La prima, come potrete capire dall'indagine, dall'immagine, che è praticamente una bicicletta presa a chiodo, è un bilancio della carriera.
abbiamo chiesto agli atleti quale fosse stato il motivo del ritiro e già qui abbiamo dei dati particolarmente significativi. Il 43% degli atleti si ritira per mancanza di offerte contrattuali. Ciò significa che la maggior parte degli atleti praticamente si ritrova a piedi da una stagione all'altra e non ha più mezzi per rientrare nel giro. Poi abbiamo chiesto all'atleti una valutazione dei team professionistici nei quali hanno corso, chiedendo 4 giudizi in termini numerici, tecnico, amministrativo, staff e complessivo. Sono venuti fuori 3 dati in particolare. Intanto che le squadre straniere sono valutate meglio di quelle italiane. Poi abbiamo diviso le squadre per le 3 categorie del ciclismo, che sono Pro Tour, Professional e Continental. Ed è venuto fuori che insomma queste categorie rispecchiano anche l'ordine delle cose, cioè la qualità scende in base alla categoria. Infine notiamo come i maggiori divari di giudizio si trovano a livello amministrativo, segno che la gestione a livello già Continental è molto dilettantistica. Passiamo al post ritiro. Abbiamo chiesto agli atleti se vanno ancora in bicicletta e se partecipano a corse amatoriali. L'83% dei nostri atleti esce ancora in bicicletta, fa delle uscite da raramente o 3 volte a settimana. 1/3 del totale invece partecipa a corse amatoriali. Notiamo una cosa, quelli che partecipano a corse amatoriali con una certa frequenza da un mese in poi si allenano ancora come dei professionisti praticamente, cioè 3 o più volte a settimana. Infatti vedete, a mai raramente una volta a settimana in corrispondenza di un mese e una settimana c'è sempre uno zero di questo dato, insomma. Passiamo qui alla vita extraciclistica e qui c'è un altro dato interessante. Se ricordate bene, uno dei precedenti relatori aveva detto che la maggior parte degli studenti laureati, cioè la metà degli studenti laureati, entro un anno trova lavoro. Nel caso dei ciclisti invece, dopo il ritiro, il lavoro viene trovato all'incirca dopo 4 mesi dall'uscita nel mondo del ciclismo. Cioè, è un paradosso perché il 10% di queste persone sono laureate, ma la pratica sportiva è più qualificante degli studi universitari. Ovviamente è un dato che va preso con le molle, però è così. Infine abbiamo fatto una domanda risposta aperta agli atleti, questa è l'ultima domanda. Cosa consigli ai giovani che si avvicinano al professionismo? Gli atleti si sono divisi in 2 sottopopolazioni praticamente. Chi consigliava professionalità tramite 3 parole chiave? Passione, serietà e sacrifici, e chi consigliava invece di fare attenzione o alle persone di fiducia dell'ambiente o a informarsi sulla propria attività o a non illudersi facilmente. Siccome chi consigliava professionalità non consigliava di fare attenzione, abbiamo provato a studiare le 2 popolazioni separate tra chi dava questi 2 differenti consigli ed è emerso che chi consigliava di fare attenzione era chi era uscito più scottato dall'esperienza del ciclismo professionistico, ovvero chi aveva corso per poco tempo, chi non aveva conseguito risultati e chi aveva avuto problemi contrattuali. Andiamo alle conclusioni. Nell'indagine vengono fuori luce ed ombre del ciclismo italiano. Luci, perché a fine carriera l'atleta insomma riesce a trovare impiego fuori o dentro il ciclismo in tempi rapidi. C'è una certa solidarietà sociale nell'ambiente che permette questo. Ma anche ombre, perché la gestione economica delle squadre, come abbiamo visto, è spesso lontana dalla legalità. Vi do 2 dati per intendere meglio questo concetto. 40% degli atleti lamenta problemi contrattuali, ovvero non hanno percepito stipendi o hanno percepito stipendi con 6 mesi di ritardo. Di questi, gli ultimi 8 intervistati, gli 8 del 2009 praticamente, tutti quanti hanno detto di aver avuto problemi contrattuali, il 100%. Questo significa che la situazione dal punto di vista economico del ciclismo è in peggioramento.